Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro di aggiornamento che il Dipartimento di Ricerca FADOI organizza per approfondire la metodologia della ricerca. Capita a tutti noi di sentir parlare di ipotesi nulla, di errore alfa inferiore al 5%, di intervallo di confidenza, di errore beta inferiore al 10%, di calcolo del volume campionario. Tutto questo finalizzato a un'analisi statistica che cerca di capire se un intervento è superiore ad un altro intervento nella pratica. Ecco, tutto questo porta a definire una significatività statistica. Ma la significatività clinica di tutto questo è la stessa cosa? Abbiamo voluto chiederlo al professor Alessandro Subizzato dell'Università dell'Insubria, che molti di voi conoscono, è un grande metodologo, un grande internista, che saprà trasformarci in concetti semplici quello che semplice in realtà non è. Non ci siamo limitati a questo, ma in relazione al fatto che molti sono ultimamente gli studi che nascono non per raggiungere una superiorità, ma per raggiungere una non inferiorità. Abbiamo voluto interpellarlo anche per avere un suo parere in merito a questi studi che nascondono delle insidie particolari. Dopo aver fatto questa piccola introduzione, non mi rimane che augurarvi un buon ascolto.